Don Calogero Nocera della parrocchia salesiana Alcamese delle Anime Sante ieri ha festeggiato 70 anni di sacerdozio. Ecco la celebrazione religiosa che si è tenuta ieri sera al santuario di Maria Santissima dei Miracoli. Papà, mamma, fratelli, sorelle
e per quanti mi sono cari e per quelli che porrai lungo il cammino del mio sacerdozio. Mi sembrava strana, ma era presente. E poi dirò delle altre tre immaginette, 25, 60, è quella che di oggi non c'ho qui, ve la farò avere. Ecco insieme, carissime, a lodare il Signore innanzitutto perché ci ha dato una madre, che ci ha dato Gesù, che ci ha indicato di rivolgerci a Lui, come le nozze di Cana, quando si accorge, la donna è sempre più attenta a quelle piccole che poi sono grandi cose, non hanno più mio. E lo dice al figlio, il quale fa finta di dirlo così, e che ci possiamo fare noi, siamo invitati, fate quello che vi dirà. E Gesù fa quel miracolo grande per quella coppia di giovani. Ecco, Maria ci porta a Gesù, perché se fosse una cosa singola per lei che è la creatura più alta del mondo da tutti i tempi, colei che ha concepito per opera dello Spirito Santo quel Cristo Gesù che poi sarebbe morto sulla croce perdonando i nostri peccati. Siamo noi lieti di sentirci dire vai da mio figlio, dobbiamo tenerlo dentro il cuore, perché la madre pensa ai figli giorno e notte e Maria pensa a noi. Voi direte, ma è anche a posto di Gesù, a posto di Dio? No, ma è Lui, Dio, che ci ha dato la madre. La madre del nostro Salvatore, del nostro essere qui cristiani, tali chiamati, quando Barnaba insieme a Paolo si recano ad Antiochia. La prima volta vennero chiamati cristiani i seguaci, quelli che avevano aderito alla predicazione degli Apostoli. Fratelli e sorelle carissimi, realmente noi siamo persuasi, l'abbiamo talmente dentro che seguire Gesù è anche dono di Maria o di Giglia, Maria che ci indica la via per arrivare a Gesù, perché ce l'ha dato, ha concepito, ha partorito, ce l'ha dato, e ce l'ha dato anche alla croce, quando si rivolge a Giovanni e gli dice ecco tuo figlio. Quindi noi siamo figli di Maria, ecco, o di Giglia, una festa antichissima che si celebra soprattutto nel Medio Oriente e nell'Oriente, che c'è, e noi qui in Italia Arcamo è una di quelle che di quei santuari in cui c'è veramente un afflusso di gente non pensabile da altrove. Carissimi fratelli e sorelle, eccoci allora qui dinanzi al Signore, dinanzi a Maria, e sentiamo lo sprone di Paolo che viene spronato anche lui da questo discepolo di Cipro che morirà a Marte, nonostante la sua bontà e la sua capacità di annunziare quel Gesù che viene a salvare tutti noi. E noi siamo qui e vogliamo ripetere, io povero sacerdote sono una persona meschina, proprio un sacerdote del Signore. Forse la mia parola non sembra arriva, o se arriva
potrebbe sembrare strano. E sì, perché anche il Signore sembrava strano nel suo parlare, perché aveva un linguaggio non sempre piacevole e a volte durissimo per svegliare, per togliere da una vita ordinaria dedita alle cose terrene soltanto, ai farisei e tutte le altre congreghe. Sappiamo come li trattava Gesù, per quello che erano, e quando faceva l'osservazione arrivava puntuale la parola che li metteva con calma, li annientava. Noi non siamo grandi peccatori, ma peccatori sì. Saremo tutti santi, e questa è la via della santità, il seguire Gesù che Maria ci ha dato. Non possiamo minimamente esulare da questa visione, perché altrimenti sbagliamo strada. Se veniamo qui soltanto per Maria e Gesù lo mettiamo di lato, perché io ancora ho visto delle cose poco simpatiche quando venivo a predicare qua. Gente che veniva, si recava alla cappellina e se ne andava anche durante la messa. Era una cosa, e l'ho detto anche di ragione, che non era possibile. Ecco, noi siamo chiamati a salvare noi e noi a salvare gli altri. Noi siamo oggi i Barnaba, moderatori e annunziatori. Voi siete laici che potete fare un bene maggiore di noi poveri, io così come sono combinato, e gli altri che abbiamo le nostre opere. Voi laici siete annunziatori di Cristo nel mondo in cui vivete, quel mondo in cui io e manco il Papa ci può stare e ci va. Voi siete i nuovi profeti che Gesù manda nel mondo a predicare, a proclamare che la salvezza viene da Gesù. Un cristiano che non vive la rettitudine del Vangelo, io ho poca fiducia. Ce ne sono tanti e ce ne accorgiamo noi. Ce ne accorgiamo che la nostra povera Italia languisce anche per questo fatto. E allora, carissimi, ripeto, non volevo dire molte cose e quasi termino, però questa lettera di Barnaba, ve la voglio leggere, l'ho desunta, ve la leggo. Il Signore ha camminato con me nella vita, nella via della giustizia, e mi sento spinto anche io a questo, ad amarvi, cioè più della mia stessa anima. Una grande fede e un grande amore abita in voi, qui presenti, non quelli che aveva Barnaba, qui siamo noi oggi. Considerando dunque che se mi preoccupo di parteciparvi ciò che io ho ricevuto, io sacerdote, il mio direttore Don Luigi, i miei due confratelli, noi siamo chiamati a darlo, ma se il popolo lo riceve e fa il nome dei suoi, io ho partecipato una bella celebrazione. E poi cosa è rimasto? Mi sono premurato di mandarvi una breve lettera, perché voi, oltre alla fede, possiate avere una precisa conoscenza. Conoscere Cristo, non lo conosciamo, nemmeno io lo conosco abbastanza. Che vi devo dire? Perché Gesù è Gesù, e se loro lo ha dentro diventa predicatore, che però non credono pazzo.
Tre sono i precetti del Signore: speranza di vita, inizio e fine della nostra fede, giustizia, inizio e fine, è Gesù. Il fine è arrivare a Lui. Per essere giudicati? No, Gesù ci abbraccia perché già ci vede e sa anche come siamo. Inizio e fine del giudizio, carità, testimonianza di gioia e di letizia. Un cristiano triste è un tristo cristiano, è una battuta di Peguin, un francese. Un triste cristiano, un cristiano triste, è un tristo cristiano. Non farà niente un cristiano se non ha la gioia dentro. Che cristiano? Se dice di avere Gesù dentro, anche in momenti difficili. Anche a Maria deve entrare in momenti difficili. E anche a Barna, che proprio fu ammazzato a Cipro. Il Signore, mediante i profeti, ha fatto conoscere le cose passate e le presenti, facendoci assaporare le future. Per quale fine siamo stati creati? Conoscere, amare, servire Dio e goderlo poi nell'altra e in paradiso. Ce l'abbiamo nel cuore queste parole. Don Bosco, questo insegnava, questo faceva, nella sua età, lì a quel tavolino dove cominciamo a avere l'epoca industriale. Noi, vedendo che si realizzano una per una le cose, come egli aveva detto, dobbiamo progredire nel suo timone, nella forma più generosa e più elevata, anche se venissero qui a dire o rifiuti o ti ammazzo, e l'altro deve rispondere ammazzatemi pure. Ecco carissimi, la Madonna ci assista in questo cammino, e come vi dicevo, vi leggo anche le altre. Questa è la mia santità nuova. Questa è del 25esimo, non del 50esimo. Rende grazie, una voce non c'era, rende grazie al Signore, a Lui, e presenta chi ha incontrato e chi incontrerà. 60 anni fa la città. Nell'anno 60° di precedenza, nessun bambino si è aiutato. Io penso, scusate, non è banderia, ogni giorno tutti quelli che il Signore mi fa incontrare, in un modo o in un altro, io li presento ogni giorno nella messa al Signore. Questo è il regalo che vi posso dire. Qualcuno forse già lo sapeva, perché ogni tanto mi capita di incontrare qualcuno, io ti conosco, è rigido. Questa del 60° momento, rende grazie al Signore, a Lui e a Maria Santissima, e affida a chi ha incontrato e chi incontrerà ancora nel suo cammino sacerdotale. Siamo al 70° e qui il direttore ha fatto stampare la mia gente e ve la leggo tutta. Per il 70° del sacerdozio rendo grazie al Signore, rinnovo umilmente la mia donazione a chi mi ha fatto incontrare i confratelli, e non posso dimenticare, evidentemente, come ho detto mentre parlo, mamma, papà e miei fratelli, che hanno ancora una sorella viva a 85 anni, 10 anni meno di me, ma come non lo piacciono.
Ma la mamma è morta. Potrò incontrare col cuore di Don Bosco e il materno e il vivo amore di Maria Ausiliatrice. Questo con il siero del bacio è il ricordo e penso che possa piacere. Il Signore ci ha dato questo momento di riunione, ringraziamo Lui e ringraziamo coloro i quali si sono dati. Non per me, io sono un povero acciaccato qua, con la gamba e poi c'ho un'altra cosina. Che si sappiano queste cose, ma come fanno a portarle? Aiuto il nome del Signore, il nome, e non mi arrendo, ma non mi superbo. Stiamo conversando. Ma perché il Signore mi dà la vita e la voglio pregare per salvare le anime. Anche più di 900 mando lettere ai miei settimanali sulla liturgia. Io non ho l'altro indirizzo.